Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Una puntata, quella di questa settimana, monotematica, dedicata al giorno del ricordo e alla seduta solenne che il Consiglio regionale ha voluto dedicare per ricordare le vittime delle foibe e l'esodo. Giuliano Dalmata. Non dimenticare i massacri delle foibe e l'esodo Giuliano Dalmata. Anche il Consiglio regionale della Toscana ha celebrato il giorno del ricordo con una seduta solenne a Palazzo del Pegaso. Per il presidente della Regione Toscana è un dovere andare a fondo della storia. Devo dire che quando noi rileggiamo Dante nella Divina Commedia, che ci parla dell'Italia che si chiude con Pola e quindi con l'Istria, ti fa capire come in realtà il fatto di vedere tante famiglie di italiani scacciate dai territori dove erano consolidati da sé, famiglie che furono 400.000 persone, l'immagine più significativa è quel battello, quella grande nave dal nome Toscana che porta via dal porto di Pola tantissimi italiani, è il segno di una situazione di disagio che vissero quelle famiglie nel risistemarsi lungo la penisola, ma contemporaneamente nel ricordo delle migliaia di persone che erano state uccise, gettate senza alcuna responsabilità e senza nessuna colpa nelle cavità del Carso, appunto le foibe. Ricordare questo è perché tutto non deve più accadere. E quest'anno un segnale, anche quei territori, Croazia, che vedono la doppia targa della lingua italiana e croata, avranno l'euro, perché dal 1 gennaio l'integrazione europea ha portato anche quel paese a stringersi di più. È un segno di una progressiva integrazione fra i popoli di cui abbiamo bisogno nel segno dell'Europa. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha ribadito l'impegno dell'Assemblea legislativa nel non voltarsi dall'altra parte rispetto a determinate pagine della storia e tramandare questa memoria alle giovani generazioni. A questo proposito, Mazzeo ha annunciato che verrà definita una legge che permetta ai ragazzi di svolgere un servizio civile della memoria. Il dramma delle foibe è un genocidio di dimensioni inaudite, ingiustificabili. Allora oggi siamo qui per ricordare, perché quello che è accaduto non accada mai più. Un ringraziamento davvero alle associazioni che tanto si sono impegnate perché tutto questo venisse alla ribalta dopo tanti silenzi. A noi è il compito, alle istituzioni, il compito di non voltarsi dall'altra parte, di far conoscere, ma soprattutto di far comprendere, perché quanto è accaduto non accada più. E questo vale ancora di più oggi, quando i sopravvissuti a quelle barbarie non sono più insieme a noi. Questo è il motivo del Consiglio solenne che ogni anno, insieme a quello della memoria, noi portiamo avanti, perché le istituzioni hanno il compito sempre di non voltarsi dall'altra parte. Il momento che ha cambiato le cose per quanto riguarda il ricordo sulla tragedia delle foibe, ma in generale su quello che è stato ben descritto come esodo di centinaia di migliaia di italiani dalle loro terre, è stata l'approvazione della legge del 2004. Da quel momento ciascuno di noi che facciamo parte delle istituzioni abbiamo il dovere di ricordare e di far sì che quella pagina possa essere debitamente considerata. Un consiglio straordinario come quello di oggi è un bel risultato verso tutti, perché abbiamo lavorato sulla memoria condivisa. Bisogna andare oltre le appartenenze, oltre le sigle, bisogna ricordarsi di essere innanzitutto italiani, cittadini di questo Stato e lavorare perché vi possano essere pagine come quella di oggi. Ecco, questo è un dovere delle istituzioni. Dobbiamo ricordare quello che è stato, il passaggio che in certi territori vi è stato dalla oppressione nazifascista a quella comunista. Il totalitarismo va combattuto ieri come oggi come domani e la guerra deve essere ripudiata. Questo dice la Costituzione repubblicana. È dovere delle istituzioni ricordare, fare una giornata istituzionale, un consiglio regionale straordinario che consenta
a ciascuno di noi di assumersi un pezzo di questa responsabilità, il ricordo è un dovere di carattere istituzionale. La strage delle foibe, l'esodo di un popolo, quanto successo non può essere dimenticato e quindi è corretto e doveroso lasciare da parte le bandiere dei singoli partiti, essere rappresentanti della Toscana, rappresentanti istituzionali, fermarsi un giorno, portare e attualizzare quanto successo, perché questo non si possa più riverificare non soltanto in Italia, in Europa e nel mondo. Rimane una cosa per me non scontata, che il Consiglio regionale appunto voglia ricordare i martiri delle foibe in questa giornata. È una cosa non scontata, non è scontato che questo ricordo di una tragedia italiana sia diventato patrimonio delle istituzioni italiane, perché fino a pochi anni fa non era così, non era scontato che i comuni, le regioni, le istituzioni in generale ricordassero questa tragedia. Quindi intanto rimane l'importanza del fatto che anche il Consiglio regionale della Toscana voglia dedicare una seduta solenne a ricordare il martirio di tanti fratelli, tante sorelle italiane che furono uccisi o costrette a scappare dalla propria terra con l'unica colpa di essere appunto italiani. E quindi insomma da questo punto di vista è un grande passo avanti nel ricordo di una delle tragedie probabilmente più gravi che il nostro popolo ha subito in questi anni. Tra i relatori della seduta solenne anche lo storico Gianni Oliva. Quando l'esercito di Tito arriva per primo a Trieste, inizia la strage delle foibe, cioè cerca di eliminare tutti coloro che possono difendere l'italianità di quel territorio, cioè tutta la classe dirigente italiana. Così nascono i 6-7 mila infoibati italiani, che si assommano ad altre decine di migliaia infoibate per motivi politici tra gli slavi. Tutti coloro che erano anticomunisti sono stati eliminati, e poi quando quelle terre diventano jugoslavi inizia l'esodo, perché gli italiani che abitano di là hanno la sensazione che da quella parte non ci sia più prospettiva di futuro. Ecco, io credo che per tanto tempo non si sia parlato a torto delle foibe, perché l'Italia quando è finita la guerra ha fatto finta di aver vinto, mentre invece la guerra l'aveva fatta, scatenata e l'aveva persa. Parlare di foibe di esodo voleva dire riconoscere la sconfitta, perché nessun vincitore ha migliaia di morti e centinaia di migliaia di profughi dopo la fine della guerra. E così è stata omessa dal dibattito. E quando delle cose non si parla, nascono le strumentalizzazioni, le bandierine. Il problema è che gli infoibati e gli esuli giuliano-dalmati non erano né di destra né di sinistra. Sono il prezzo che l'Italia ha perso alla sconfitta della guerra, e avevano per la guerra le stesse responsabilità dei fiorentini, dei torinesi, dei siciliani. È che la guerra colpisce chi si trova a vivere nel posto che in quel momento diventa sbagliato, esattamente come oggi vivere a Zaporizhia o a Kharkiv è diverso dal vivere a Leopoli, che è all'estremità occidentale dell'Ucraina. Buongiorno, presente, sono Daniela Belli, la professoressa, sono una docente Daniela di una scuola Belli, superiore di Firenze, dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia del Comitato Provinciale di Firenze. Il mio compito è quello un po' di fare quello che faceva mio nonno, esule da Orsera in Istria, che faceva il pescatore. Il mio compito è quello di tirare sulle reti e cercare di recuperare sul tessuto fiorentino quelli che sono gli esuli rimasti, i figli di esuli, che hanno bisogno, perché abbiamo tutti bisogno che questa storia venga raccontata, e per dare risonanza ad un evento, ad una storia complessa che per troppi anni è stata negata e che alla mia generazione non è stata neanche insegnata. Quindi da docente e da presidente del comitato NVGD in collaborazione con la Regione Toscana, col Comune di Firenze, la mia intenzione è quella principalmente di creare progetti didattici per la scuola in linea con quelle che sono le linee didattiche sulla frontiera adriatica pubblicate dal ministro Bianchi nell'ottobre scorso, proprio in vista di una memoria che deve andare oltre, in applicazione a quella che è la risoluzione del Parlamento europeo, proprio nella memoria di un'Europa condivisa. È stata una seduta importante, la memoria su questi fatti storici è decisiva per non solo manifestare vicinanza a tutti i familiari, a tutte le realtà, le comunità che hanno sofferto questo momento drammatico, ma anche per contestualizzare un momento storico assolutamente controverso, difficile, complesso,
sulle quali credo le note che sono state dette anche oggi e che saranno dette in tanti contesti dove viene ricordato, sono importanti da analizzare con attenzione, perché questa controversia continua tutt'oggi. Io personalmente sono veramente molto vicino alla sofferenza di questi popoli, alla situazione che hanno dovuto soffrire e a un periodo storico italiano veramente difficile. Sì, come è stato spiegato, è stato un dramma volutamente dimenticato, forse perché l'Italia non ha saputo fare i conti con la propria storia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è ancora un dato di fatto in questa grande contrapposizione che tutte le volte viviamo in occasione di rievocazioni come queste. L'importante è comunque cercare di comprendere, come ha detto anche il Presidente del Consiglio regionale, comprendere le ragioni di quello che è accaduto per attualizzarle e cercare di capire il presente. Questa è una lezione fondamentale che dovrebbe essere sempre fatta, guardando alla storia e cercando di conoscerla, anche per fare il nostro mestiere di politici, oltre che di cittadini. Il più brutto servizio che si possa fare al ricordo, alla memoria e alla storia è raccontarla omettendone una parte, raccontandone soltanto una visione, trasformando un periodo di 30 anni in un racconto di 3 anni o le decine di episodi che hanno portato al genocidio del popolo italiano sul confine orientale, all'esodo dei fiumani, degli istriano-dalmati, raccontato in maniera parziale, raccontandone soltanto alcune parti. Se la storia si racconta tutta, ogni popolo è in grado di fare conti con la propria memoria e di fare un servizio alle future generazioni. Purtroppo questa storia, per ragioni politiche e per ragioni economiche, perché dobbiamo avere il coraggio di dirlo, questa storia non è stata raccontata per anni per motivi politici, perché faceva comodo avere Tito come interlocutore del mondo che stava di là della cortina di ferro, non è stata raccontata per motivi economici, perché alla principale industria italiana faceva comodo avere buoni rapporti con la Jugoslavia di Tito, e per motivi politici e economici abbiamo tenuto nel cassetto la storia. Oggi abbiamo un problema diverso, ci sono purtroppo città come Firenze che, grazie a Dio, fanno consigli solenni come questo, grazie a Dio si celebra e ricordano questa giornata. Purtroppo a Firenze ogni anno in un palazzo di proprietà comunale dove dentro vengono tollerati da decenni degli imbecilli, anche oggi vediamo in un palazzo di proprietà del Comune di Firenze completamente imbandierato con le bandiere della Jugoslavia di Tito. E il Comune di Firenze sta zitto. Credo che anche questa tragedia, debba essere conosciuta e servire da monito, perché noi dobbiamo guardare al futuro cercando di abbattere i nazionalismi, di mantenere le nostre identità, ma di sfumare quelli che sono stati oggetto di guerre e di tragedie come questa, vale a dire la contesa dei confini. Credo che l'entità dell'Europa sia quella alla quale noi dobbiamo guardare, tanto più oggi, nel momento in cui ancora ai margini dell'Europa, e che riguarda l'Europa stessa, è ancora in atto una tragica guerra che riguarda ancora una volta la contesa dei confini. Quindi è bene che le istituzioni, è bene che le scuole, è bene che chi ha passione civile ricordi questi momenti per guardare con speranza al futuro, perché non si ripetano quelli che invece sono stati momenti tragici del passato. Anche il territorio aretino è legato a questa pagina di storia. A Laterina era situato un campo profughi che vide passare oltre 4.000 esuli giuliano-dalmati dal 1948 al 1963. A Laterina era uno dei campi dove venivano alloggiati i profughi provenienti dalla Dalmazia, dall'Istria, e anche lì la storia ci dice che questo ritorno fu un ritorno guardato con sospetto e non con il massimo dell'accoglienza, perché quel campo era sicuramente un campo che non garantiva il miglior trattamento a questi profughi, erano comunque italiani
di ritorno. Questa era la nostra ultima intervista, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e ricordarvi che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.